direttore generale di questo pastificio Cellino. Siamo in compagnia di Silvio Luciotti. Dottore, bentrovato, buongiorno. Buongiorno. Parliamo di questa pasta che è tanto successo, comunque sta riscuotendo in Sardegna. Beh, è stato diciamo un sogno di signor Ercole Cellino, no? Che poi i figli hanno realizzato, vedi Lucina che è il mio presidente, poi signor Alberto e Giorgio Cellino. Quindi il suo sogno era quello di realizzare il pastificio, e al che è stato realizzato appunto dai suoi figlioli, e stiamo ottenendo dei grandi successi. Quindi non più solo la solita pasta, quella che si trova in giro per supermercati, ma qualcosa di vero sardo. Beh, direi di sì, perché diciamo il 70% circa dei grani sono diciamo prodotti in Sardegna, no? E il 30% vengono esportati da altre parti del mondo, tra i migliori. E come mercato oggi abbiamo una posizione di circa il 15%. Da tenere presente che c'è il leader in Sardegna che ha oltre il 50% di quota di mercato, quindi un mercato abbastanza competitivo e molto combattuto. Ecco. Comunque una Sardegna sempre più attiva anche a livello imprenditoriale, come avete visto, una pasta incredibilmente buona, sicuramente quella di Cellino, ma sicuramente anche un'azienda importante perché dà lavoro anche a tantissimi sardi. Credo che questa sia la positività di una regione sempre più in crescita. E infatti noi diciamo prodotte in Sardegna, da gente di Sardegna, questo è il nostro orgoglio, anche se è uno slogan abbastanza lungo, perché tutti i nostri dipendenti, anche tutta la nostra forza vendita è tutta sarda. Ancora ristoratore, ancora i pizzaioli, in questo caso Massimiliano Ciria, anche lui da Porto Torres, ben trovato da Piazza Garibaldi qui a Oristano. Ho visto che Alberto Cellino, comunque presidente di questo mulino, ha parlato di un grano, di quanto sia comunque importante il grano per quanto riguarda la farina, in questo caso per le vostre pizze. Sì, beh, è importante, è la base, la farina è comunque la base della nostra pizza, senza una buona base di quella non potrebbe esistere tutto il resto che ci si mette sopra. La farina fa la differenza perché ha le sue proteine, ha i suoi sali minerali, ha la sua digeribilità. A proposito di proteine, però, Alberto Cellino diceva poi durante comunque questo master, diceva che non è vero che la pizza comunque è che la farina faccia ingrassare. Beh, sicuramente, è verissimo, la farina, la pizza non fa, non è, anche perché molti dietologhi e i più famosi lo mettono comunque alla pizza nelle proprie diete, nelle proprie clienti. Sì, quindi insomma, buona pizza a tutti. Sì, buona pizza a tutti, sicuramente. Presente in questa giornata, Sispidu 2 in questo caso, il proprietario del locale, Antonio Serra, ben trovato. Poc'anzi Cellino parlava di quanto sia importante anche salvaguardare la farina nei propri locali. Sì, è molto importante, la farina è la materia prima della pizza. Quanto è importante proporre ai propri clienti i prodotti della Sardegna? Si valorizza intanto il prodotto locale, quindi si ha due cose contemporaneamente, genuinità e anche lavoro a chi lavora nel mondo, certo, diciamo, agricolo e produttivo.
Il presidente della FIP, la Federazione Italiana Pizzaioli, Giuseppe Santoro, in nostra compagnia, ben trovato. Credo una grande giornata dedicata alla pizza oggi. Sì, una giornata dedicata alla pizza, ma soprattutto alla figura del pizzaiolo, cioè pizzettaro, chi produce la pizza. Una volta gli chef erano gli importanti della cucina, oggi non esiste un ristorante, o perlomeno ci sono pochissimi ristoranti in cui non si faccia la pizza, una pizza che è diventata trainante nella ristorazione non solo della Sardegna ma anche italiana. Lei arriva esattamente da dove? Taormina, esattamente. Da Taormina, quindi parliamo comunque della Sicilia, che credo zona turistica, certo, diciamo certo. Turismo. È d'accordo su quello che ho detto? Sì, è d'accordo, i tempi si evolvono e poi la ristorazione ha avuto un fermo negli ultimi anni, mentre quello che è il settore pizza è un po' l'organo trainante del tutto. Quindi noi come federazione in tutte le regioni, quest'oggi qua in Sardegna, stiamo cercando di realizzare e di riqualificare quella che era la figura del pizzaiolo, perché il pizzaiolo dentro la pizzeria non è solo più la figura dell'uomo messo a parte col suo forno, la sua stanchezza, ma è la figura trainante, è la figura innovativa, quindi l'evolversi di nuove tecnologie, di nuovi tipi di impasto, di farine sempre più migliorate, e quindi la figura del pizzaiolo ha bisogno di una riqualificazione in questo settore. Un boom della pizza? I nostri stipendi, no? Si sono fermati, invece il caro vita è andato un po' su. Allora questo ha fatto sì che le famiglie, che prima magari andavano fuori una o due volte alla settimana, adesso si ritrovano ad andarci una volta ogni 10 giorni. E la pizza in questo caso invece è stata la parte trainante di tutto il settore ristorativo all'esterno, perché vai, siedi, non spendi tanto e mangi un pasto completo. Grazie Presidente Santoro, noi la ringraziamo e direi di augurare a tutti quanti una buona pizza a tutti, e come diceva comunque l'epoca, anzi un augurio a tutti i pizzaioli di buon proseguimento nei loro lavori. Sì, evviva i pizzaioli! Evviva i pizzaioli! Noi vi ringraziamo, la ringraziamo dallo stabilimento di Cellino, è tutto, da questo grande mulino, ricordiamo il terzo in Italia, è tutto, l'appuntamento e alla prossima. Arrivederci! We'll be right back.